Uomini e donne, Giorgio Manetti offende Gemma Galgani. Il cavaliere fiorentino ha utilizzato dei termini poco carini nei confronti della sua ex. Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a uomini e donne. La stagione 2017-2018 del dating show Mediaset è giunta alla conclusione. Infatti oggi pomeriggio andrà in onda l'ultima puntata stagionale del programma di Maria De Filippi. Cosa verrà trasmesso nella data odierna, trono classico oppure quello over? In attesa di scoprire la programmazione, diamo uno sguardo a quello che è accaduto nell'appuntamento di ieri. La relazione sentimentale tra Gemma Galgani e Marco Cappagli. Nel corso della penultima puntata, come al solito al centro del parterre è tornata Gemma, una delle protagoniste indiscusse di questa stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane, la Galgani ha confessato a tutti di provare ancora qualcosa di forte per il suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Quest'ultimo, però, ha più volte ribadito che tra loro potrà esserci solo una grande amicizia e complicità, ma niente di più. Dopo l'ennesimo due di picche, la dama torinese ha approfondito la conoscenza con il cavaliere toscano Marco Cappagli. Tra i due sembrava andare a gonfie vele, ma tutto è cambiato quando in una puntata del parterre senior è intervenuto il gabbiano. Il fiorentino ha augurato alla neocoppia di vivere serenamente questo sentimento mentre Cappagli non ha digerito l'intromissione di Manetti. L'ex spogliarellista ha accusato James di essere ancora innamorata del suo ex e che lo sta usando solo per i suoi scopi. Giorgio a Gemma, ti sei guardata allo specchio? Ritornando alla puntata di ieri, Gemma ha subito due batoste, la prima perché è stata lasciata da Marco e l'altra perché è stata offesa gratuitamente da Manetti. Durante un confronto tra la Galgani, Maria De Filippi e il pubblico, è intervenuto il gabbiano toscano che invece di confortare l'ex, le ha detto questo: sei grigia in viso, ma ti sei guardata allo specchio prima d'entrare in studio? Ovviamente le affermazioni fatte dal cavaliere non sono piaciute alla dama torinese che, per evitare un ulteriore battibecco, ha preferito cambiare completamente argomento. Manetti, però, non è stato l'unico a sottolineare l'espressione di James. Infatti anche l'opinionista Gianni Sperti ha fatto la stessa considerazione del fiorentino. In attesa di scoprire cosa andrà in onda oggi pomeriggio, vi consigliamo di seguire il canale Uomini e Donne per continuare a ricevere news e curiosità sulla trasmissione targata Fascino PGT.